Ma lasciamole, lasciamole. Buonasera a tutti e ben trovati. Questo è l'ultimo appuntamento di una lunga e impegnativa giornata. Io sono Cristian Elia, sono un giornalista, sono il condirettore di Q-Code Mag ed era un po' una giornata pensata per riflettere, per stimolare una crescita e per comunicare e raccontare alla città un progetto che è nato 2 anni fa. Progetto che si chiama Journalist in Residence Milan, che nasce nel 2020, in un periodo infausto per il nostro paese, ma per tutti quanti. Però siamo riusciti a resistere alla pandemia e oggi celebriamo, dal nostro punto di vista, la realizzazione di 6 residenze protette per giornalisti a rischio. Abbiamo lavorato stamattina con il coordinamento di Dimitri Bettoni a un toolkit per le residenze protette per giornalisti che diventerà uno strumento che speriamo utile per noi ma soprattutto da condividere. Abbiamo lavorato oggi pomeriggio raccontando una serie di stakeholders della città quali sono le caratteristiche di questo progetto che vi potremo raccontare stasera con alcuni colleghi e 2 dei beneficiari di questo progetto, ma prima ringraziamo la Fondazione Feltrinelli che ci ha ospitati per questa giornata ascoltando un videomessaggio, un saluto del direttore della Fondazione Tarantino. Dano di non ascoltarvi e di non partecipare attivamente, ma abbiamo voluto fortemente questa iniziativa e questa giornata presso i nostri uffici, presso le nostre sale. Per noi è assolutamente fondamentale ascoltarvi, accogliere le vostre istanze, comprendere cosa sta accadendo nel mondo e fare di questa fondazione e di questa città la casa dell'elaborazione rispetto a quelli che sono dei temi che stanno a fondamento della nostra Costituzione: libertà di stampa, libertà di opinione, libertà delle idee. Soprattutto quanto questo ha un'efficacia sostanziale nel concetto di democrazia. Questa fondazione si sta occupando proprio della crisi della democrazia e della comprensione del valore della democrazia, che voi tutti corroborate, rinforzate e aggiornate quotidianamente con il vostro lavoro, e quindi è nostro compito appunto ascoltarvi, ospitarvi e comprendere come al fondamento di questo dibattito e di questo interrogativo ha senso ancora la democrazia e che ruolo ha nella democrazia la libertà di stampa e di opinione. Ebbene, su questo lavorare assieme. Questo ho l'auspicio che avvenga nei prossimi anni, grazie a tutti gli organizzatori di questa giornata e a tutti i giornalisti che con coraggio e determinazione credono nel proprio lavoro e, pur essendo discriminati e pur avendo la vita difficile, lo portano avanti quotidianamente, anche in Italia. Quindi sicuramente è importante ascoltare cosa avviene nel mondo, ascoltare cosa avviene nel nostro paese e fare di questa fondazione, con il vostro permesso e con la vostra collaborazione, e di questa città la casa di tutti coloro che operano per il bene della nostra democrazia, grazie alle idee, grazie alla stampa, grazie al lavoro giornalistico. Buon lavoro a tutti per questa giornata in Fondazione Feltrinelli. E davvero grazie alla Fondazione che ci ha accolti, che ci ha ospitati e che speriamo possa essere parte di quel consorzio che si va a creare per proseguire questo progetto, ma su questo magari vi darò qualche informazione più dopo. Però mi attacco direttamente alle parole del direttore Tarantino. Una delle idee è che queste residenze avvengono a Milano non a caso, perché Milano per la sua storia, Milano per il suo tessuto socioculturale, per il suo tessuto civile, non è un luogo casuale, non è uno spazio come un altro. E sono veramente contento di chiamare sul palco e di ringraziare l'assessore al welfare e salute del Comune di Milano, Alberto Bertolè, perché, come vi racconterà l'assessore stesso, questo progetto si parla con un progetto ancora più grande che riguarda la città di Milano e la sua storia di accoglienza e solidarietà. Grazie, buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito. Io partirei da una,
da qualche passo indietro da un'immagine che a me è sempre molto colpito, che è l'immagine del sindaco come amministratore di condominio, non so se la ricordate come espressione. Perché parto da qui? Perché ovviamente quella è un'immagine forte, estrema, che però racconta una tentazione, un rischio, che è quello di confinare il lavoro amministrativo di chi opera in una città nell'ambito ristretto delle proprie competenze. E non è una cosa banale, perché ogni volta che in consiglio comunale, in un dibattito pubblico cittadino in comune, si entra al mondo in qualche modo, si parla di questioni che vadano al di là delle competenze amministrative, lo può testimoniare Francesca Cucchiara, che è consigliera comunale, che da un anno partecipa ai lavori del consiglio, lo sa bene. Ecco, ogni volta che il mondo entra nel dibattito del consiglio comunale, c'è sempre qualcuno che dice: ma cosa c'entra col consiglio comunale? Dobbiamo occuparci d'altro. Noi ci dobbiamo occupare dei mezzi pubblici, del trasporto, dei servizi, delle scuole, non dobbiamo occuparci dei diritti, non riguardano la città, non dobbiamo occuparci della guerra, non dobbiamo occuparci della pace, queste cose che sono in qualche modo una fuga, magari a volte ideologica, politica, dalle miserie e difficoltà del presente. Questo è un rischio molto forte. Allora, noi evidentemente in questi anni abbiamo cercato di prendere il più possibile le distanze da questo rischio e dall'idea che chi amministra una città debba auto-relegarsi al ruolo di amministratore di condominio e far funzionare bene le cose, i servizi della città. Certo, c'è anche quella dimensione, ci mancherebbe altro. Ma noi dobbiamo assolutamente interrogarci e lavorare, e non è scontato capire il registro giusto per farlo, sul ruolo che le grandi città, anche le piccole città, ma io parlo per Milano, le grandi città devono esercitare nel dibattito pubblico e nel lavoro anche di rete tra tante città per portare tra le loro responsabilità e compiti anche il tema della difesa dei diritti, di diritti in senso ampio. Milano spesso si racconta, viene raccontata come capitale dei diritti civili, dei diritti sociali, ma credo che sia anche importante declinare questo ruolo proprio nel senso dell'impegno rispetto a quello che accade nel mondo. Perché in un momento in cui il populismo e un certo tipo di dibattito pubblico, come in qualche modo ha ricordato anche Tarantino, mette in dubbio alcuni obiettivi che abbiamo raggiunto dal punto di vista della democrazia, io penso che le città, per le dinamiche particolari del consenso e per la differenza che si sta accentuando tra le città e il resto del paese in tante realtà del mondo, io penso che le città debbano interrogarsi ancora di più su quale ruolo devono esercitare proprio per difendere la democrazia, che stiamo vedendo in questi anni in quanto mai non debba essere considerato qualcosa di raggiunto una volta per sempre, di scontato. Confesso una cosa, se 10 anni fa qualcuno mi avesse detto la democrazia è un bene da difendere, l'avrei considerata in buona parte una espressione retorica condivisibile, ma tutto sommato retorica, un pericolo remoto. No? Anno dopo anno penso che tutti noi ci stiamo abituando all'idea che quell'espressione non ha nulla di remoto. La democrazia quanto mai oggi, non solo nel nostro paese ma a livello globale, vediamo quanto è un bene da difendere ed è un obiettivo da perseguire ogni giorno. E ovviamente uno dei capisaldi della democrazia, come la nostra Costituzione prevede, è la difesa dei diritti di cui si parlava. E i diritti umani riguardano molto da vicino a noi. Del resto sarebbe mio per pensare che difendere i diritti umani significa occuparsi di cose che avvengono da altre parti. Difendere i diritti umani significa anche occuparsi di come e quanto quello che accade nel mondo impatta sui nostri territori. Milano è una città crocevia da questo punto di vista, quindi i flussi migratori, quello che avviene nella nostra città ci richiama al nostro essere nel mondo e non poterci isolare da ciò che avviene nel mondo. Quindi mi sembra questo un bel contesto, una bella cornice in cui portare qualche riflessione. Aggiungo un elemento, voi in questa giornata avete parlato non solo del bisogno di difendere i diritti umani, ma anche di difendere chi difende i diritti umani. E la rete delle città rifugio nasce da questa idea e proprio recentemente in Consiglio Comunale, proprio su iniziativa di Francesca e altri consiglieri,
Abbiamo discusso di questo, è stata approvata una mozione che dà un indirizzo politico forte al Consiglio Comunale, alla Giunta del Consiglio Comunale, di entrare anche noi come città dentro la rete delle città rifugio e fare la nostra parte. Ovviamente lo facciamo sapendo che partiamo da un tessuto sociale nella nostra città molto ricco, perché sono tante le realtà di chi si impegna. Da questo punto di vista la città farà alcuni passi avanti nella direzione anche di collaborare con le reti che sono nate in questi anni per fare la nostra parte, lavorare insieme. Quindi mi sembra una bella occasione in questa fase così complicata di assumerci una responsabilità e dare un segnale forte. Ne va dell'identità stessa delle città, cioè svolgere fino in fondo la propria funzione al di là di quel compito che qualche sindaco fa ci aveva, a cui voleva delegarci, quello di amministrare bene un condominio. Abbiamo una sfida molto più ampia, grazie per sollecitarci da questo punto di vista, e ovviamente un saluto a tutte e a tutti. Grazie, grazie davvero all'assessore Bertolè per questa dichiarazione d'ascolto, che per noi era un po' lo scopo di tutta questi due anni di progetto e di questa giornata di lavori. E ci tengo a ringraziare tanto anche la consigliera comunale Francesca Cucchiara, che ha partecipato anche ai lavori oggi pomeriggio, e Alessandro Cescu, che è stato sempre in ascolto rispetto ai temi del nostro lavoro e di questo progetto. Prima di arrivare agli ospiti presenti, ne salutiamo uno assente e ascoltiamo anche il suo di saluto. Beppe Giulietti, il presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, uno degli stakeholder, dei nostri interlocutori in quel processo che porta questa iniziativa di Journalists in Residence a uscire da un progetto europeo finanziato, per cui slegato dalla città, ma che si radica sempre di più sia sul territorio di Milano, come abbiamo ascoltato, sia nell'ambito più generale delle città protettrici dei difensori dei diritti, anche a livello nazionale rispetto alla nostra categoria. Oggi ha partecipato ai lavori l'Ordine dei Giornalisti con un impegno molto interessante, e quindi chiamo sul palco Danilo De Biasio, che Festival dei Diritti Umani è una delle bellissime realtà di questa città, ormai consolidato festival dell'attenzione ai difensori e ai diritti umani, una delle realtà con le quali abbiamo parlato fin dall'inizio, che sicuramente ci teniamo ad avere con noi nel resto del cammino. Grazie. Allora metto la giacchetta di Beppe Giulietti, che non ha potuto partecipare ai lavori. Lui mi ha detto di dirvi solo questo, soprattutto poi agli ospiti: non andare lì a dare la pacca sulle spalle, basta, no? Dire ok, a posto, poi scendi e te ne vai, ma vai a dire che ci impegniamo, o perlomeno il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, cioè del sindacato dei giornalisti, si impegna quanto prima, quando sarà possibile, lo stabiliremo assieme, fare un incontro proprio per ragionare su queste cose, perché, come diceva anche l'assessore Bertolè, come ho sentito dire poi da diversi interventi, appunto non è sufficiente dire ok, siamo dalla vostra parte, ma ci sono una serie di implicazioni tecniche, logistiche, mi verrebbe da dire, giuridiche, che sono effettivamente, come dire, la difficoltà, ma che si possono tranquillamente superare, spero che lo diremo oggi. L'ultima cosa prima di andarmene via e lasciare la parola a voi: spero che non succeda quello che è successo a un dei vostri colleghi, anzi a un vostro collega, che credo intorno al 1931, ma non sono sicurissimo su questo tema, anche lui cercò rifugio in qualche modo a Milano. La lapide è esattamente qua davanti a voi, se volete andarla a vedere, è proprio davanti a voi. Questo signore si chiamava Ho Chi Minh e fece il lavapiatti proprio alla Pesa, che è il ristorante qui vicino. C'è una lapide che lo ricorda. Spero che voi continuate a fare invece i giornalisti. Grazie. Grazie Danilo. Adesso, prima di presentarvi soprattutto i nostri ospiti e di cominciare ad ascoltarli, volevo giusto ricostruirvi un po' la storia di questo progetto. Nulla sarebbe stato possibile senza Osservatorio Balcani, Caucaso, Transeuropa e il Centro per la Cooperazione. Perché? Perché quando noi, che siamo un,
un magazine informale, nel senso che siamo una rete di giornalisti freelance che cerca di tenere viva una certa idea di giornalismo indipendente. Condividevamo questa preoccupazione che ci veniva soprattutto dal nostro lavoro sul campo, quindi una serie di colleghi, di fixer, chiamati fixer, ma che sono molto più bravi di noi, spesso e volentieri. Noi andavamo via e in tanti contesti questi colleghi e questi colleghi restavano in situazioni di reale pericolo. Più avevano lavorato bene, più rischiavano anche la vita. E questa è una cosa che chi come me ha fatto per tanti anni Medio Oriente e Balcani e continua a farlo, è una cosa che ti porti tante volte via con un senso di colpa profondo, perché sai che hai lavorato con persone bravissime, solo che tu puoi andare via e loro no. Questa idea l'ho avuta in testa per tanto tempo, ma senza Osservatorio Balcani non sarei mai riuscito a realizzarla. Dopo 2 anni dico grazie a Chiara Sigere, che con me ha condiviso i momenti belli, quelli brutti, le difficoltà. Ripeto, immaginate cominciare un progetto in pieno lockdown a Milano, insomma, già giusto per capire. Ma ce l'abbiamo fatta e davvero colgo l'occasione anche pubblica per ringraziarla di tutto quello che ha fatto, insieme a tutto il centro, ovviamente, l'Osservatorio. Ci siamo, grazie a Osservatorio, quest'idea è diventata un progetto, ed è diventato un progetto che è stato reso possibile dallo European Center for Press and Media Freedom, oggi, stasera, rappresentato da Lina. Loro hanno sede a Lipsia e sono molto bravi, e noi abbiamo solo da imparare dal loro modo di organizzare le residenze protette per giornalisti nell'ambito di questo progetto europeo che è Media Freedom Rapid Response. Un progetto importantissimo, un progetto che permette ricollocamenti rapidi, perché tante volte c'è bisogno di agire in fretta rispetto a un collega minacciato. Quello che noi ci auguriamo che questo processo porti avanti oltre il progetto europeo è quello di creare una stabilità, di creare un rapporto con le istituzioni, di creare un rapporto con la città, ma anche di sbloccare una serie di limiti burocratici che tante volte si incontrano nell'aiutare qualcuno che ha bisogno da Istanbul di arrivare in Italia, magari in tempi veloci. Questo è un po' il cammino, questa è un po' l'idea da cui siamo partiti, ma volevamo farlo avendo realizzato qualcosa, non prima. E quindi dopo 6 residenze protette realizzate a Milano, pensiamo di aver acquisito anche noi dei nostri errori una serie di esperienze che potranno essere utili per migliorare questo programma sempre di più, grazie alla rete straordinaria di questa città. E in particolare, e chiudo con i ringraziamenti, ne cito 2, il professor Guido Veronese della Bicocca, che è stato il supporto psicologico per tutti i nostri beneficiari, ed è una persona, oltre che un grande professionista, è stato da subito parte di questa idea, di questo sistema di aiuto attivo e non di aiuto passivo per i nostri colleghi, e Lucia Bonzano, avvocata dell'ASGI, che ci ha aiutato tantissimo dal punto di vista delle diatribe burocratiche sui beneficiari. Ma come vedete sono in ottima compagnia con 4 grandi, 2 colleghe e 2 colleghi che vi vado a presentare. Parto da questa parte per arrivare poi ai nostri primi beneficiari. Abbiamo Laura Silvia Battaglia, bravissima collega, bravissima docente di giornalismo, per cui ne siamo grati perché forma anche bravi giornalisti del futuro. Lorenzo Cagnoli, condirettore di IRPI, che non a mio parere, ma è sicuramente il miglior centro di giornalismo investigativo italiano. E i primi 2 beneficiari del nostro programma, Nancy Porsia, giornalista e ricercatrice indipendente, e Khalifa Aboukaris, collega libico ormai da un po' in Italia, ma che ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni, che lui stesso potrà in qualche modo raccontarvi. E io partirei proprio da voi. Partirei da voi perché siete stati un po' le cavie, e alla fine è probabile che più quello che noi abbiamo imparato dai vostri appunti e dalle vostre osservazioni che non il contrario, ma è stato bellissimo condividere con 2 persone che stimo enormemente quella prima fase, tortuosa, complicata, ma è stato comunque l'inizio di questo percorso. Partirei da Nancy, perché su Nancy c'è stata la prima riflessione veramente profonda, no? Quando pensiamo a situazioni molto lontane da noi, di rischio, di minaccia, di pericolo, e invece una collega italiana in quella fase viveva un periodo assolutamente non facile. Perché? Perché faceva per il suo lavoro. Salve a tutti e tutti, grazie Chicco per avermi ospitata
nel corso della residenza protetta tra il 2020 e il 2021. Era a cavallo. Sì. A cavallo. E per avermi invitata questa sera. Dunque, alcune riflessioni in ordine spazio su quella che è stata per me la residenza per giornalisti protetti qui a Milano. Con Chicco ci conosciamo da tanti anni, c'è un rapporto di amicizia che sfocia nella stima professionale e viceversa. E come dire, la prima volta che mi parlo di questo progetto io ero non sapevo bene se potesse essere in qualche modo un progetto che si potesse incastrare nella mia vita, perché poi residenza vuol dire essere in un luogo, no? Spostarsi fisicamente e da un punto di vista logistico questo non è assolutamente facile, penso che sia il primo scoglio, no? Nell'offerta, nella call e poi nella selezione dei candidati. Per me era una questione non facile da gestire, la mia situazione personale e professionale all'epoca era ero una giornalista sotto un regime di protezione, nel senso che effettivamente c'era quella che viene tecnicamente chiamata vigilanza attiva al domicilio, no? Per via delle minacce, di alcune minacce che avevo ricevuto da alcuni esponenti della mafia libica, vedi il famoso Bija, no? L'ufficiale guardacoste, perché per l'inchiesta che io avevo scritto sul suo coinvolgimento nel traffico di esseri umani. Le minacce risalivano all'anno prima, al 2019. Io nel 2019 già vivevo a Matera, avevo da poco avuto un bimbo piccolo, quindi con Chicco parliamo di questa possibilità. Ora, Chicco ha ben detto, è strano dare protezione ad una collega comunque italiana, no? Connazionale, sul territorio nazionale. È stata una questione molto spinosa che abbiamo dovuto affrontare con Chicco, in realtà è stato più in itinere. Ora vi tralascio, vi risparmio i dettagli perché comunque sono davvero tecnicismi. Io comunque ho deciso di accettare e di propormi per questa residenza, per quale motivo? Parlerò fuori dai lenti. Quando si è sotto minaccia, non c'è niente di eroico, si ha paura per mille motivi, nel senso che la paura non è proteggere, la paura non è quella per se stessi, ma per, come diceva Chicco, i fixer e tutto quel contesto che ci ha portato, no? All'inchiesta, alla denuncia. Nella fattispecie, io comunque, il fixer, anche se non della storia dell'inchiesta che ho denunciato e per cui ho ricevuto le minacce, però il fixer con cui ho lavorato per il tempo più prolungato in Libia, me lo sono sposato, me lo sono portato a casa. Quindi io ho vissuto nel mio privato, la condizione di dover tutelare la famiglia di mio marito in Libia. Quindi avevo paura, non avevo paura per me, che ero in Italia, avevo paura per la famiglia del mio compagno in Libia e quindi in Italia ero teoricamente protetta, no? Teoricamente, anche se io sono sempre molto critica rispetto anche alla strumentalizzazione da parte della politica, no? Di questi fenomeni da baraccone che poi vengono ad un certo punto utilizzati, come il mio caso, perché io sono stata più volte sulle prime pagine di tutti i giornali, la giornalista intercettata per 6 mesi dal governo, la giornalista sotto scorta. La verità è che c'è anche una buona strumentalizzazione da parte della politica, quindi non ho mai amato essere in vetrina, ho detto delle cose a momento debito, perché comunque
avevo necessità di dirle, ma ho sempre centellinato la mia esposizione su questo. E quando per forza di cose, nel mio caso, la sicurezza della famiglia del mio compagno in Libia centellini la tua esposizione mediatica, significa anche fare un passo indietro dal lavoro, no? Quindi questa residenza per me è stata comunque un'occasione, in un momento in cui stavo lavorando su progetti lunghi, anche di avere un respiro da un punto di vista banalmente economico. Quindi sono tanti gli aspetti di una residenza di questo tipo. È chiaro che su di me, io avevo una situazione particolare, con una famiglia a Matera con un bimbo, quindi comunque avevo una casa da mantenere a Matera, nel senso non ho abbandonato baracche e burattini e sono venuta su a Milano, avevo la mia famiglia a Matera e io ero qui. Però mi ha dato uno spazio ricreativo in cui in qualche modo mettere a fuoco dei progetti che erano in cantiere, mi ha dato la possibilità di concentrarmi. E questo è stato un valore aggiunto per me, nel mio caso specifico. Un'altra cosa fondamentale della residenza, un altro beneficio incredibile di questa residenza è stata la condivisione con il collega Khalifa. Infatti all'inizio, Chicco, se ti ricordi, la residenza era per un solo giornalista. E insieme, no? Io ti parlai di Khalifa, tu mi dici, ah, però il profilo è interessante, proviamo a vedere se i fondi possono essere suddivisi su due giornalisti. E io e Khalifa abbiamo fatto questa residenza in compresenza, nel senso che eravamo di rimpettai, ed è stato molto bello, no? Improvvisamente diventare lockdown. Poi eravamo a Milano, era in lockdown, quindi voglio dire, in pigiama tutto il giorno, cioè sì, dalla colazione fino alla cena la sera e niente, sì, è mancato in quel periodo, ovviamente, ma per forza di cose, la socialità e la possibilità di networking, no? Che in realtà dovrebbe essere uno dei valori aggiunti di una residenza giornalistica. Io personalmente a Milano ho tanti colleghi, amici che stimo tanto, quindi avrei potuto bellamente frequentarli, come dire, portare avanti i progetti. L'ho fatto solo con una, Laura Silvia Battaglia, siamo finiti a Berlino a raccontare la diaspora siriana in quel periodo. Però, come dire, al di là di me, che già avevo una rete importante su Milano, mi sarebbe piaciuto estendere questa rete a Khalifa. Non è stato possibile perché insomma, giustamente la gente aveva paura, tutti gli incontri erano contingentati, quindi non ho avuto la possibilità di presentare Khalifa ai colleghi che sono su Milano, ma questo non è dipeso dall'organizzazione se non da causa di forza maggiore. E sì, direi mi fermo qui, però queste, diciamo, sono le e io credo che ognuno di noi abbia una storia, una sua storia assolutamente personale con tutte le sue specificità, che sono non solo di carattere, come dire, più prettamente giornalistico, politico, di parte, ma sono anche proprio personali, no? Decidere quanti mesi, come, prima o dopo un progetto di lavoro, perché comunque è una parentesi, no? Ed è molto complicato, ne parlai con Chicco e glielo dissi, è molto complicato inventarsi, arrivare alla formula giusta che possa funzionare, perché chiedi ad una persona comunque di frizzarsi, no? Di congelarsi per un periodo ed essere su Milano, però c'è sempre un prima e un dopo. Forse, se me lo permetti, Chicco, questo tipo di residenze funzionerebbero più per appunto i colleghi che hanno bisogno di essere tirati fuori da situazioni di pericolo in maniera istantanea, no? Magari con queste residenze
non è tanto congeniale la programmazione a lungo termine, certo, quanto invece la possibilità di avere un posto sempre aperto, no? In cui accogliere. Passo la parola a Khalifa, grazie. Well, I'll try not to talk a lot. I would imagine that my editor is sitting here and I will repeat to myself, but she told me every time I write, okay, it's nice, but you need to cut it in half, so I'll do it now. Well, it was when you, especially for a Libyan, let's say, Libyan journalist slash journalist that's upon us, you leave for a while under specific circumstances, so what you identify with as a normal, what you tolerate, what you can withstand and go through, it's become not the normal standard for everyone else. But this is in general for every war reporter or journalist. And then, in my case at least, when Nancy and Christian told me about it, I had to pause a little, like, do I really need it? I don't know. You start to doubt that, you start to, and later when you go with the, you speak with people and you sit, you take a while, time away from the stress and war zone and all, you start to have the sense of what is normal should be for a person. Only then you start to have the anxiety, at least for me. Before, you keep yourself going and it was working fine, I think. And speaking of long stories, which is something else I like to do, when we talk about journalists, there's a specific tribe in America, the Native Americans, they consider the frogs as sacred animals. Because when you go to the river, if there's something wrong in the river, the frogs are the first animals to die. So when the Native Americans start to see a corpse of frogs, they know there's something wrong with the river, could be poison or something. This is why it was sort of the canary for the mine workers. If the canary dies, that must be a gas leak of salt. And this is the same case for a journalist. I will not call them frogs, but let's say canaries, much better. But when you start to see there's repression, there's a lot of journalists from any countries died, abducted, missing, this is the first indicator that there's something very wrong is going on there. And it's obvious, I mean, all around. And yes, as I say, it was a privilege to spend this time and to understand that, yes, maybe I need to have this process. Maybe this is normal. Maybe also to have the time to spend it with Nancy, because when we were in Libya, it was very funny. She was always two steps ahead, like a ghost. Every time I go somewhere, they tell me, Nancy was here, she was doing an interview. Oh, okay. Then something happened, I go, oh, you just missed her. She was here, right here, exactly, talking to these people. It was for years, and finally we find time to sit down and talk here with you. So that was a plus, really. Yeah, so as I said, all in all, for me, the experience was something not that I needed, but more that I didn't know that I needed, which is even more important. And as I said, I will try to cut it in half, so I will leave it at that. Thank you. Nancy e Khalifa ci hanno restituito quello che è stato appunto una prima fase del progetto, dove avevamo anche
Chiara lo sa bene perché lo abbiamo dovuto risolvere assieme. Avevamo anche un problema di voli internazionali, per cui si poteva solo ricollocare, no, a livello territoriale i giornalisti. Dopo di loro abbiamo ospitato due colleghe bielorusse, un collega bielorusso e una collega dall'Ucraina. E in quel senso devo dire che c'è stato quel passaggio che segnalava Nancy, perché si tratta, come potete ben immaginare, di tre colleghi che durante le elezioni presidenziali bielorusse, di cui tutti avete più o meno contezza rispetto a quello che è accaduto, hanno semplicemente fatto il loro lavoro, non erano nessuno dei tre peraltro coinvolti politicamente in quello che stava accadendo, hanno semplicemente raccontato le manifestazioni a Minsk, i tentativi dell'opposizione di dimostrare i brogli elettorali del regime di Lukashenko, e per questo praticamente non possono più tornare a casa. L'ultima collega invece lavorava in una zona proprio al confine e quindi subito dopo l'invasione russa è dovuta scappare in Polonia. Ecco, da quel punto di vista questa è una possibilità. Le residenze e i collocamenti temporanei sono una possibilità. Non a caso si chiamano temporanei. Noi facciamo appunto, no, questo progetto, cerca di essere parte di un progetto più grande che guarda Milano città rifugio. E tendenzialmente il fatto che il ricollocamento di un difensore dei diritti umani, di un giornalista che fa bene il suo lavoro, sia temporaneo, ha un senso, perché le persone hanno dato quella prova di attivismo, di saper fare bene il loro lavoro nella loro comunità, quindi è sempre un dolore portarli via dalla loro comunità, ma certe volte è necessario, magari temporaneamente. E l'idea che con cui Nancy ha concluso il suo intervento è un po' quello spirito che anima il discorso che stiamo facendo in questa giornata, che stiamo proponendo al Comune di Milano, cioè quello di slegarci da una serie di parametri del progetto, al quale ovviamente siamo grati perché sennò non saremo qua, che permetta una sorta di luogo sicuro, fisso, in questa città con la sua storia, che permetta a queste persone di, quando ne hanno necessità, di chiedere, di accedere a quel posto per continuare a fare il loro lavoro, che è quella cosa principale, no? Non il caso Ho Chi Minh che citava Danilo De Biasio, perché continuare a fare il loro lavoro per noi è parte fondamentale di questo progetto, cioè ti aiuto nella misura in cui tu continui a fare il giornalista, no? Non sei un rifugiato in quel senso tecnico. Ovviamente non è facile, è una delle parti che puntiamo a implementare, però la cosa bella che purtroppo Calife e Nancy non hanno avuto e che invece per fortuna i successivi quattro sì, c'è stato appunto quello scambio, quella possibilità, in particolare in un caso di una collega bielorussa, di cominciare anche una collaborazione con i media italiani dall'estero, per cui siamo contenti di questo, ma è ovvio che sono tutti dei passi, no? Verso una perfezione che non esiste, un optimum che non esiste, ma a cui sicuramente però dobbiamo puntare. E passo la parola, perché ci tenevo tanto ad avere Laura Silvia e Lorenzo stasera, perché per la tipologia di giornalismo che fanno, di reportage, di inchiesta, conoscono bene i rischi di questo lavoro, conoscono bene i rischi ai quali vengono esposti i nostri colleghi, ai quali veniamo esposti ovviamente anche noi, perché non è che gli italiani siano al riparo da ogni pericolo. Però mi piaceva molto avere con loro questo dialogo su il tipo di giornalismo che si fa, perché è ovvio che un giornalista a rischio è un giornalista che sta facendo bene il suo lavoro, o perché si muove in certi contesti, o perché va a toccare certi temi e certi interessi. Quindi partendo da Laura Silvia e arrivando a Lorenzo, ascolterei il loro tipo di giornalismo, la loro esperienza in questo senso, su quanto possa essere utile questo genere di programma, e poi anche il fatto che sono due persone che sono parti di network internazionali molto importanti di giornalismo, Frontline Freelance Register, Laura Silvia, e tutta la network dei centri di giornalismo investigativo in cui Lorenzo è molto, molto attivo. Grazie, grazie Chicco, buonasera a tutti. È ovvio che sono molto contenta di essere qui, ma anche perché qui ci sono dei veramente grandi colleghi e degli amici con cui ho avuto il piacere di condividere anche un pezzo di lockdown, diciamo. Ecco, io vorrei dire in breve che cosa fa il Frontline Freelance Register, che ha sede a Londra, e poi raccontarvi la storia di una persona.
che riassume gli sforzi, ma riassume anche il senso credo, di questo progetto che ho avuto la fortuna di conoscere. FFA, così non ci chiamiamo, diciamo, io appartengo a questa organizzazione dal 2012, diciamo, ci siamo costituiti, siamo circa un migliaio di giornalisti freelance che ci occupiamo soprattutto di conflitti in giro per il mondo, ci siamo costituiti in associazione in modo strutturato subito dopo la morte di due colleghi in Libia. Quindi diciamo, la Libia è un comune denominatore in queste vicende, nell'anno in cui si è formata, possiamo dire, una generazione consistente come quantità di giornalisti che coprivano le piazze, le manifestazioni, le rivoluzioni in questo mondo. E l'obiettivo è quello di creare una comunità di persone che lavorano in tutto il mondo, ma che non siano delle monadi impazzite, ma che nonostante il sistema, diciamo così, il modello di business internazionale tende anche a creare una grande competizione, possano sviluppare delle forme di relazione tra di loro, di aiuto e un codice di condotta comune. Faccio un esempio banale per tutti, chi fa parte dell'associazione firma un codice di condotta in cui si dice: se tu ti trovi in front line, devi sapere dare l'aiuto in pronto soccorso, cioè devi essere obbligatoriamente specializzato, devi avere dei training obbligatori per i quali, in mancanza di una persona che può portare l'aiuto sanitario, diciamo così, tu almeno sappia fare le cose di base. Il nostro codice di condotta prevede che, anche se la persona sta accanto a te, il tuo principale competitor nel lavoro, e anche se uno ti ha piantato i coltelli nella schiena, di fronte al pericolo reale di morte, tu devi assolutamente pensare che la prima cosa importante è aiutare quella persona. Posi la telecamera e aiuti chi ha bisogno di te. Può essere un civile, può essere un collega. Questa è una legge, diciamo così, che ci siamo imposti e che io trovo una cosa estremamente giusta, perché forse, anzi non forse, ma per me sicuramente, prima di essere un ottimo bravo giornalista, insomma, la qualità dell'essere umano è la prima cosa che si deve vedere in una persona, almeno speriamo, insomma, in un mondo che non è così ideale, ma insomma, in cui ci sforziamo di arrivare a questo livello. Facciamo diverse cose, una delle ultime cose che abbiamo fatto è stato organizzare attraverso i fondi del Frontline Club di Londra, che è, diciamo, la nostra casa madre, dei training per i giornalisti ucraini o per i giornalisti che si trovano in Ucraina, dei training di pronto soccorso, dei training, diciamo, in cui abbiamo fornito anche quello che si chiama PPE, quindi diciamo, insomma, tutte le cose che servono, gli elmetti e altre cose del genere, ma soprattutto cerchiamo di portare knowledge e esperienza e di scambiare queste cose tra di noi. Altro esempio, se io ho una protezione, un giubbotto di mia proprietà, io non lo tengo a casa se io non vado in Ucraina, ma lo do ad un collega che ha bisogno, perché in quel momento andrà a coprire questa cosa in front line. Quindi l'idea è sharing the sharing, sostanzialmente. Su questa base devo dire che gli anni di pandemia e l'anno attuale sono stati, diciamo, una sfida per noi. Si parlava prima, insomma, quando facevamo una riunione un pochino più riservata prima, quanto sia stato centrale e importante il passaggio nello scorso anno con un numero molto elevato di giornalisti dell'Afghanistan che hanno avuto bisogno di noi, hanno ancora bisogno di noi. Nell'arco di, posso portare la mia personale esperienza, nell'arco di un mese, due, non c'era giorno in cui io non firmassi delle lettere per aiutare queste persone a trovare, diciamo così, un collegamento per essere sfiltrate dall'Afghanistan, dove quello che noi facevamo era sostanzialmente indagare, tra virgolette, sul giornalista che richiedeva il nostro aiuto a capire se veramente era un giornalista, naturalmente, sulla base di questa rete, perché comunque questo va valutato, capire che tipo di giornalista fosse, soprattutto capire il livello di pericolosità della sua situazione. E quindi attraverso, diciamo, questo riconoscimento della nostra comunità, poi da lì
mettono in contatto con associazioni come CPJ, RSF e altre che potevano fornire lo strumento per sfiltrarle e poi ricollocarle altrove. È stato un lavoro immane, ma un lavoro molto, come dire, sul quale manteniamo anche una grande frustrazione, perché abbiamo ancora tante persone che sono rimaste dentro e ancora più persone che si sono ricollocate in Pakistan o altrove e che non riusciamo a far arrivare in Europa o in altri paesi, no? Per cui alla fine della fine un po' di persone sono finite in Albania, altre in Brasile, insomma chi conosce queste storie sa che poi insomma non tutte queste ciambelle riescono col buco e sono persone che hanno reale necessità. E lì vengo insomma alla storia che voglio raccontare e che ha a che vedere con questo progetto. Perché stiamo parlando di Afghanistan, ma ci sono tanti paesi nel mondo dove ci sono delle situazioni in cui il fatto di essere giornalista e di saper lavorare in un certo modo, cioè porre un problema, porre una criticità, lamentare quel problema, esporre quella criticità, significa fare un atto di lesa maestà nei confronti del potere. E questo perché in questi paesi sono delle leggi, conosciamo bene, in Turchia, in Iraq, insomma adesso abbiamo parlato anche prima a proposito dell'Iran, delle leggi su cui oggi si fanno le condanne, e per cui chi lamenta, no, di fatto sta sfidando il potere costituito, che poi, a maggior ragione, se viene dall'investitura divina, significa sostanzialmente di fatto sfidare Dio. L'Iraq è uno di questi paesi dove puoi essere condannato, ma pesantemente, grazie, tra virgolette, alla cosiddetta legge antiterrorismo. Per cui se io critico il sindaco della mia città perché si è dimenticato di mettere le strisce pedonali, io sostanzialmente sto sfidando lo Stato e quindi sono un terrorista e quindi finisco in gatta buia perché ho scritto questa cosa sul sito o sul giornale. E questa è una situazione che accomuna tantissimi giornalisti iracheni tantissimi anni, non solo dai tempi di Saddam, ma negli anni successivi. Io ho avuto la fortuna in questo, diciamo così, ruolo di freelance, che però gira anche in vari paesi e fa il formatore, di formare circa 80 giornalisti iracheni nell'anno 2015. E in quell'anno lì, una delle città dove ho avuto l'opportunità di fare questi training è stata Karbala. Karbala è una città religiosa, corrisponde un po' alla Qom iraniana, è un posto dove si sente molto forte la presenza del potere, tutti i generi. E in questa classe, che era costituita praticamente tutta da uomini e da una sola donna, per cui mi sono anche dovuta conquistare un po' la fiducia di questi signori, c'era un ragazzo che subito spiccava rispetto agli altri. Non so il suo nome, ma non il suo cognome, si chiama Mahmoud, che già parlava, cioè ha imparato l'inglese andando online, insomma una persona molto di talento, che si capiva subito che voleva assolutamente, come dire, provare a fare giornalista come si deve, cioè denunciare le cose, fare in un certo modo, e anche si vedeva che aveva un'ambizione, un talento particolare, anche una certa ambizione di uscire da quella realtà, di mostrare di saper fare quello che sapeva fare. E quindi cosa succede? Che dopo questo training, vabbè, noi rimaniamo, sono rimasti in contatto un po' con tutti, ma in particolar modo con lui, e nel 2019, quando iniziano le proteste molto pesanti, insomma 18-19 in Iraq, in tutte le città, succede anche a Karbala. E a Karbala succede quello che succede in Iran, cioè vai in piazza, la polizia speciale ti spara, i servizi segreti ti sparano, la maggior parte di questi servizi sono iraniani, e lui va ovviamente, fa quello che deve fare, arrivano i giornalisti stranieri, essendo uno bravissimo che parla l'inglese, fa il cosiddetto fixer, che è una parola che noi come FFR abbiamo abolito tra l'altro, quindi diciamo il producer locale di una coppia di colleghi tedeschi di Deutsche Welle. E raccontano le proteste a Karbala, raccontano anche come viene ucciso tra l'altro un poeta famosissimo della città,
come altri colleghi che poi erano stati anche loro miei allievi, dicevano delle, essenzialmente delle, cioè delle minacce di morte, gente che viene prelevata, che viene insomma scuoiata sostanzialmente, appesa, scuoiata, per fargli capire che era meglio che finissero di fare quello che dovevano fare con i giornalisti, poi tornare a casa così come sono. Insomma, e succede che nessuno mai saprà se per motivi solo di security o anche per motivi di media, perché poi sono delle piccole cose in queste storie molto interessanti, qualcuno dice alle autorità di Karbala che Mahmoud è una spia occidentale, cioè degli americani, perché lavora con i tedeschi. Quindi inizia a ricevere minacce veramente serissime, ma serie, e quindi poi non lo sente, una situazione difficile, insomma riesce a fuggire. Tra l'altro si era appena sposato con una bambina piccolissima, cioè di pochi mesi. No, la moglie era incinta. Quindi viaggia la moglie incinta, è il primo posto dove si può andare, un pochino più sicuro, è fuori dal paese, insomma va a finire in Turchia. E questa persona ha fatto application per questo programma e questa persona non è mai riuscita ad arrivare a Milano. E c'è stato uno sforzo eccezionale, io veramente, avendo seguito questa storia a distanza, perché poi ovviamente lui si confidava, tragedia, insomma il telefono, la moglie, poi incinta, poi dovuto partorire, Istanbul, eccetera. E seguendo questa filiera, anche con una certa preoccupazione, mi sono resa conto, e questo è uno dei temi che, sul quale penso che dovremmo continuare a lavorare, quanto sia incredibile il muro legato a ambasciate, uffici consolari, visti. Io posso parlare per le autorità italiane, perché questo discorso, vabbè, riguarda lui, ma potrei citare molte altre situazioni, perché abbiamo anche con un collega eritreo che poi oggi è stato accolto negli Stati Uniti, ha una vita negli Stati Uniti, ma non è stato facile, soprattutto e misurarmi con questa cosa, col fatto che quando ci avevamo incontrato la prima volta con Mahmoud avevamo parlato di libertà di stampa, di libertà di espressione, della possibilità di fare il giornalismo in modo sicuro, cioè in modo che il diritto di poter parlare, il diritto a denunciare è un diritto. E il fatto che lui ci avesse creduto incredibilmente, come ci hanno creduto tutti i nostri colleghi afghani che hanno lavorato con noi in Afghanistan o, diciamo così, lontano da noi, ma con questa idea, e poi scontrarsi con questo muro di gomma, con questa fortezza Europa che gli ha fatto pensare che allora è vero che è tutta un'ipocrisia. Per me è stato durissimo da accettare, perché appunto è stato un mio allievo, perché capisco la sua difficoltà, perché sono giornalista anch'io, perché vorrei vederlo felice, perché gli voglio bene, e perché ho sognato per un attimo di poterlo vedere, di poterlo andare a trovare, come sono andato a trovare Nancy, come sono andato a trovare Khalifa, e sapere che è al sicuro insieme alla sua giovanissima moglie e suo bambino, la sua bambina di un anno. Invece questo non è mai accaduto. E sono sempre preoccupata, perché Istanbul non è una città sicura, e a parte la bomba ogni tanto, lo sappiamo benissimo, sono dei sicari, la gente che va a uccidere afghani, che va a uccidere iraniani, che va a uccidere appunto siriani, che vuole uccidere persone che sono scomode politicamente, è una gruviera dove tu non sai mai chi è il tuo vicino di casa, non sai mai chi è la persona che ti sta avvicinando, e quindi ho delle naturali, credo, giuste preoccupazioni. Quindi io spero, avendo raccontato la storia di Mahmoud, che la racconto anche per restituire a chi non conosce questo programma, per farvi capire la difficoltà, anche la passione che ci hanno messo le persone che ci lavorano, e che questo è un punto grande sul quale dovremmo chiedere e pretendere alle istituzioni ascolto, degli strumenti maggiori di azione, e non solo per i giornalisti singoli, ma anche per i loro familiari, quando uno ha un bambino piccolo, direi che è fondamentale, perché vai a rompere, diciamo così, il cerchio vitale relazionale primario di queste persone. E che comunque un giornalista in più che è al sicuro è un pezzo di democrazia in più che è al sicuro. Buonasera, buonasera a tutti. Allora io cerco un po' di
prendere da alcune parole chiave che sono uscite nella giornata di oggi e provare a metterle insieme con quella che è la mia esperienza e cercare di portare appunto quella che è la testimonianza e l'impegno che avrà anche gli IRP Media e gli IRP come organizzazione per cercare di fare in modo che questo network delle residenze sicure per giornalisti possa essere sempre più efficace, sempre più e funzionare sempre meglio. Noi come struttura siamo nati in un contesto che è un po' particolare perché è il contesto del giornalismo collaborativo. Ancora prima che giornalismo d'inchiesta, per me quello è un po' il tema principale, cioè per noi ci sono modi, diciamo solo attraverso la collaborazione, solo attraverso la condivisione delle storie c'è la possibilità davvero di portarle fuori, di farle pubblicare, di farle uscire, di avere risalto sufficiente e in ultima istanza anche di proteggere chi sono i giornalisti che ci stanno dietro. Una delle perversioni del mondo giornalistico attuale è quella di aver creato delle forme di competizione fra freelance talmente esasperate, feroci, che ci si mette in pericolo, addirittura si finge di essere in pericolo pur di avere dei riflettori su di sé e poter dire è grazie a me che sappiamo qualcosa. Ecco, io invece, cercando onestamente di verificare quelli che sono i miei privilegi, io sono in una città che ha questa storia, lavoro da questa città, anche cercando di recarmi in dei posti non esattamente facilissimi, ma questo ci entro e ci esco. E ho però la possibilità con il mio lavoro e con le reti dentro le quali sono inserito, di aiutare tantissima gente a portare fuori e a pubblicare le storie che c'ha per le mani. Questa è una delle grandi forze che da un po' di tempo a questa parte vedo almeno una parte del mondo giornalistico che sta cercando appunto di coltivare. Soprattutto nell'ambito del giornalismo d'inchiesta non esistono diciamo tenutari unici delle storie. Esistono invece reti che permettono a delle storie di compiersi, di essere portate alla maturazione e finalmente ad essere restituite nel migliore dei modi possibili. Il mio auspicio per il futuro e per come si svilupperà questo programma è proprio quello, al di là del riuscire, come si è discusso anche oggi nel panel pomeridiano, di cercare di rendere alcuni dei contenuti di chi ha la residenza temporanea disponibili per tutti e appunto farli pubblicare, farli uscire, e anche cercare di costruire delle storie transnazionali insieme, perché anche l'essere esfiltrato da un paese e finire da un'altra parte, come dire, ti permette di portare delle competenze da un posto a un altro. Tante di queste reti che sono nate negli ultimi anni nascono dalle ceneri, in alcuni casi, di lavori di giornalisti a cui non è più possibile portare avanti le proprie storie. Il caso che vi racconto è quello di Daphne Caruana Galizia, che era una giornalista maltese che è stata uccisa nell'ottobre del 2017 con un'autobomba e la sua vicenda è stata ispiratrice di quello che oggi si chiama Forbidden Stories, che è un network di giornalisti basati in Francia che appunto porta avanti le storie di chi per un motivo o per un altro non può più portarle a conclusione. Ecco, la vicenda di Daphne è una vicenda che è molto significativa non solo perché è accaduto in un paese europeo, ma perché è accaduto a una donna che è stata completamente lasciata sola
da quel clima di competizione sfrenata e di odio feroce che arriva a diventare non solo politico, ma in questo caso addirittura che ha portato un omicidio, che in un contesto minuscolo come quello maltese era particolarmente forte. Daphne aveva già subito degli attentati prima di essere stata uccisa, già c'erano state delle occasioni in cui la famiglia aveva cercato di far pesare qual era la situazione di pericolo a cui erano esposti, e nessuno li ha ascoltati, perché è Malta, e quindi chi si occupa di 450.000 persone in un'isoletta del Mediterraneo, e perché non sembrava possibile che in una situazione del genere ci fosse quel grado di pericolo. E questa difficoltà di giudizio e difficoltà di leggere una situazione del genere è principalmente dovuta all'incapacità anche dei colleghi maltesi di parlare con l'esterno, di confrontarsi con qualcun altro, di cercare di leggere una situazione che vivono in casa dallo specchio di quello che accade altrove. E invece no, erano proprio autocentrati sulla loro isoletta senza riuscire a capire le minacce a cui erano di fronte. E purtroppo, mentre stavamo lavorando sul Daphne Project, che è appunto una delle prime serie di inchiesta che ha cercato di portare avanti il lavoro che aveva iniziato Daphne Caruana Galizia, è successa una situazione simile a un collega, Jan Kuciak, e alla sua fidanzata, in Slovacchia. Altro paese piccolo, altro paese in cui che nessuno conosceva prima che succedesse una cosa del genere, che non faceva parte di reti internazionali, che non aveva alcuna possibilità di confrontarsi col mondo europeo, col mondo del resto dell'Europa, prima che accadesse una cosa del genere. Ecco, questo isolamento ha fatto in modo che nascesse, che queste persone diventassero così esposte di fronte al potere, perché non c'era nessuno che faceva da megafono alle storie che avevano per le mani. Uno dei temi però che si collega a queste due vicende è che purtroppo nella percezione di molti di noi fare il giornalista implica, soprattutto, figurati se ci metti pure l'aggettivo investigativo, siamo proprio rovinati, implica sia una missione, che è l'unica tua ragione di vita e non farai altro, sia una certa dose di eroismo, che poi quando ti ritrovi ad essere veramente esposto ai pericoli, come diceva Nancy, l'unica reazione che si ha è paura, invece. Comunque, dato che questa è la narrazione che portiamo avanti anche pubblicamente, spesso in iniziative anche pubbliche in cui il lavoro del giornalista viene investito di tutto questo, ecco, io penso invece che uno degli scopi fondamentali dei giornalisti sia quello di produrre storie che hanno una rilevanza pubblica e che hanno un interesse pubblico, e quindi creare un ecosistema che sia in grado di permettere alle persone di lavorare nelle migliori condizioni possibili, anche psicofisiche, è uno dei motivi per cui esiste il tema delle residenze temporanee. Quello che hanno detto sia Khalifa che Nancy mi ha molto risuonato in testa, in termini sia, come dire, di un tempo ricreativo che di prendere il respiro, di pensare diversamente, approcciare diversamente il proprio lavoro, di staccarsi dalle storie che ti ossessionano. Ecco, questi sono esercizi che, stando in una rete del genere e vedendo chi è davvero esposto al pericolo, poi uno dovrebbe cercare di trasformare questo genere di cose in una pratica quotidiana anche sul proprio di lavoro. Chiudo dicendo che una delle cose che registro con più dispiacere
stando all'interno di questi network, è che per quanto appunto ci si provi a relativizzare sempre, a cercare di porre freno alle proprie manie, alle proprie ossessioni, confrontandosi con gli altri, uno sembra obbligatorio che qualunque giornalista particolarmente capace, particolarmente presente in contesti internazionali debba andare in burnout, altrimenti non hai la controverifica di essere un bravo giornalista. No, sei scarso, è come uno che non è stato querelato da chiunque o non ha 7 minacce di morte sul suo groppone. Ecco, io vorrei invece riuscire a creare appunto un ecosistema, non mi viene una parola migliore, in cui tutto ciò possa essere finalmente superato, si possa anche cercare di costruire un'immagine pubblica di quello che è il ruolo del giornalista un po' diversa, e che vale per un giornalista che è sfiltrato da un paese in guerra e vale per tutti, per il network di persone che incontrerà e che cercheranno di imparare anche dalla sua storia. Grazie Lorenzo, mi attacco a una parola chiave che hai detto, ecosistema. Ecco, a me piacerebbe proprio che questa giornata serva poi a noi del gruppo originario del progetto, ma che mi auguro evolva e si allarghi, a tirare un po' le fila, no? Di cosa serve perché questo progetto sia utile, no? E questo è il punto. E secondo me abbiamo tirato fuori una serie di punti molto importanti. Innanzitutto, l'ultimo ringraziamento che devo fare è al mio compagno di viaggio Angelo Miotto, che è cofondatore e condirettore di Qui con me, e che per cui il perché mi ha sostenuto nell'imbarcare Qui con me in tutto questo, penso che se non era chiaro è molto chiaro stasera, nel senso che personalmente vengo da una storia per cui è troppa la gente che saluti andando via e lasciando in mezzo ai guai perché non hai un modo per tirarla fuori, da un lato. Dall'altro perché io sono convinto che arrivare tardi e poi paradossalmente, come raccontava benissimo Lorenzo, glorificare dopo, no? Cioè Siani, grande giornalista italiano, è morto da precario senza contratto, no? Cioè, e poi dopo diventi un idolo. A noi piacerebbe che questo programma arrivasse ben prima della martirizzazione, perché qui di martiri non ce n'è, nessuno lo vuole diventare. Quello che noi siamo riusciti, grazie a questo programma, grazie al Media Freedom Rapid Response, grazie allo European Center, grazie a Osservatorio, è stato garantire un salario, che è un aspetto molto importante, perché a seconda della mappa dei bisogni del beneficiario che emerge dopo l'application, dalle interviste, come giusto che sia, c'è chi vuole continuare a lavorare, c'è chi vuole staccare la spina, c'è chi vuole semplicemente andare via dalla pressione che sta subendo. Torno adesso da 2 mesi di lavoro sul campo a Belgrado, una collega amica sia mia che di Lorenzo è in un momento di fortissima pressione per un'inchiesta che ha fatto e mi mostrava a Belgrado i giornali che non titolano sul contenuto della loro inchiesta, ma titolano su di lei, sul suo fidanzato, sulla sua vita. Voi immaginate andare al bar e trovare sui tabloid che parlano del tuo ragazzo e chissà chi è questa qui, no? Ecco, queste persone subiscono a volte delle pressioni psicologiche, magari vogliono staccare. E noi cerchiamo di offrire, e cercheremo sempre più di offrire, implementando il progetto, anche una serie di strumenti diversi, perché qualcuno può avere semplicemente bisogno di tirare il fiato, qualcuno vuole fare network e lavorare con colleghi locali, qualcuno vuole semplicemente finire il suo progetto, e cerchi di avere uno strumento flessibile, uno strumento personalizzabile rispetto alle richieste, ma come dice Silvia, perché la storia di Mahmoud ha entrambi molto provati nel vano tentativo di portarlo in Italia, senza la collaborazione delle istituzioni poi tutto questo è molto difficile, e siamo felici della risposta che abbiamo ricevuto in questi giorni dal Comune di Milano, ma ci auguriamo che questo percorso possa portarci anche a ragionare col Ministero degli Affari Esteri, perché è ovvio che lì dove non ti viene riconosciuto tutto questo, no? Tutto questo portato umano, professionale, di impatto sociale,
è difficile poi riuscire a trovare delle soluzioni. Oppure ti viene informalmente chiesto di trovarle fake, e quindi un permesso studio, e quindi... Ma perché? Perché? Cioè se si condivide un perimetro, no, di principi, per cui, come giustamente diceva oggi la consigliera Cucchiara, come giustamente diceva l'assessore Bertolè, se l'idea del difensore dei diritti umani è qualcosa che ha a che fare con l'impatto sociale, il giornalista non è un attivista, è un giornalista. Ma il suo impatto sociale, no, è qualcosa che fa pena a tutta la società. E come diceva Laura, va difesa a prescindere l'idea di un pezzo in più di democrazia. E allora non dobbiamo trovare scamotage, dobbiamo avere uno strumento legale, uno strumento diretto che, nel chiaro riconoscimento della professionalità di una persona, e nel caso di Maputo e di tanti colleghi che mi chiamavano quest'estate all'Afghanistan, ai quali non potevo dare una risposta, c'erano fior di lettere di Deutsche Welle che firmava e che riconosceva questa professionalità. Quindi la nostra idea è sviluppare questo progetto, allargarne i criteri di eleggibilità, radicarlo sulla città di Milano, ma farlo diventare anche uno strumento, no? Ed è stato il lavoro della sessione di stamattina coordinata da Dimitri Bettoni, quella quasi di pensare a una serie di strumenti, un toolkit che possa essere condivisibile da una serie di eventi internazionali che ci sono, che si parlano e che devono parlarsi sempre di più. Questa è un po' la nostra idea. Allora, prima di aprire a eventualmente qualche domanda del pubblico, se no a salutarci, vorrei fare un ultimo giro, avendo messo questi punti fermi su cosa sono le criticità di questo programma e quali sarebbero le sue potenzialità, partendo, andiamo in ordine, partendo da Califfa, chiudendo con Laura Silvia, vi chiedo un consiglio, vi chiedo, oltre a tutto quello che abbiamo detto, quale potrebbe essere secondo voi un modo, un punto da sviluppare per rendere questi progetti in futuro più solidi, più di impatto. Allora, io ho il microfono. You took me by surprise, as usually I'm not the best one to tell you what you should do. I can tell you 100 things that you shouldn't do. I tried it, I failed, don't do that. But what I think, it's a process, and the important that you started this process is the most important thing. You acknowledged the need to address this issue, and not only that, like I do, you did something about it, and that's really a priceless. And I don't know, I mean, from my perspective, I think this could be as a me, not as a Libyan, not, but as me speaking about myself. I think it go hand in hand with the, it's far-fetched goal, but it go hand in hand not only to mend, or to protect, but also to prevent, probably to create awareness, to find the device to create the sort of pressure on specific the available channels to raise awareness, but also to probably rally or create enough momentum to have the urgency, but also the willingness to do something about that. Because the threat, not only physical or, there is many aspects. Something that, where I came from, there is a systematic, legalized system to oppress journalists, which is something being increasingly happening. Such as a lot of laws have been issued that that kind of horrible, you can never imagine for how much the effect of it. That's something also need to be addressed. I don't know, in the near future probably, but what I think it's what is this is a seed at the beginning. In surprisingly they have nothing to criticize, which is not me, I always have a lot to say. So I think, no, I'm grateful for the great job you are doing, really. Thank you very much. Dunque, un consiglio, io torno sul tema del, no, di come poi questo grande peso
del pericolo lo si vive a livello individuale con il portato di paura. La paura c'è, lo diceva bene Lorenzo, non credete alle, come dire, a queste storie leggendarie di colleghi che senza paura dico grazie alle forze dell'ordine per permettermi di continuare a fare il mio lavoro. Un po' di schirotti, no? Che voglio dire, fanno male per chi invece sente la responsabilità di dover stare zitti per proteggere altre persone. È pesante, ve lo dico. Avrei avuto tante cose da dire nel periodo in cui si parlava della mia inchiesta, ma ho dovuto mordermi la lingua perché non ero io, ma erano altre vite in pericolo. Detto ciò, credo che un consiglio spassionato è far rientrare proprio come quasi da protocollo il supporto psicologico. Ora, non vorrei qui atteggiarmi a grande reporter, però io veramente ce l'ho avuto il burnout e ce l'ho avuto prima delle minacce, ce l'avevo quando ero ancora in Libia. Ricordo che ad uno dei corsi di cooperazione internazionale, anzi no, un mio amico proprio che fa cooperazione internazionale, io ero già evidentemente in burnout, ne parlavamo in una delle mie transiti per Roma del mio stato. Io non me ne rendevo assolutamente conto, ovviamente, però ero in burnout. Quando sei in burnout, sei banalmente ipervigile, non riesci a dormire, riesci solo a lavorare, ti senti sulle spalle la responsabilità di salvare il mondo, no? E mi ricordo, è un po' come il topo che dice sì, sto uscendo di casa per salvare il mondo, un po' così, quindi sei in una situazione non lucida, chiaramente. E mi ricordo che questo mio amico, che invece fa cooperazione internazionale, mi disse: ma voi non fate nessun corso, non avete un supporto psicologico? No, e io credo che la generazione di giovani, un tempo giovani freelance, no? Cresciuti, comunque nati da un punto di vista professionale nel 2011 durante la grande ondata rivoluzionaria in Medio Oriente e in Nord Africa, credo che veramente siamo stati vittime del proprio cuore lanciato oltre l'ostacolo. Qualcuno avrebbe dovuto creare intorno a loro una struttura, no? E sostenerli. Io sono una di quelli, nel senso che sono partita come freelance, sì, il mio percorso viene da prima nel mondo arabo, ma non è questo. Poi nel 2011 mi sono lanciata a corpo libero, come dico sempre, no? Senza protezioni, e ne ho pagato le conseguenze. Questo mio amico, che invece fa cooperazione, mi diceva: noi UN, noi di qualsiasi altro tipo di organizzazione, prima di andare sul campo facciamo un corso in cui un modulo si chiama proprio l'inutilità del volontario, cioè ti devono insegnare, cioè ti devono dire prima che tu vada che quello, qualsiasi cosa tu farai, non necessariamente produrrà un cambiamento, tu lo devi sapere prima di andare. Ahimè, io questa cosa non l'avevo capita. Quindi pensavo, no? Il giornalismo, grande bastone della democrazia, grande strumento per, il quinto potere, no? La colonna della democrazia, e poi mi ci sono ritrovata io a casa a leccarmi le ferite da sola, al di là della rete di amici. Devo dire, ad esempio, che Beppe Giulietti è stato uno dei pochissimi che quando io denunciavo timidamente la mia situazione provò a fare breccia nel nostro settore, ma, come dire, rimase lettera morta. Ma Beppe, devo dire, si spese. Nessuno da freelance, io ero una freelance, non avevo nessun direttore alle spalle, prese, no, questo rilanciò. E quindi direi che sicuramente supporto psicologico, perché poi la dimensione professionale non c'entra nulla con quello che tu ti vivi nel privato, assolutamente. Grazie. Infatti noi abbiamo il servizio garantito dal prof Guido Veronese, ma quello che diceva è molto interessante anche nella fase di immaginare un toolkit anche di formazione, no? Per cui avere questa consapevolezza
che un conto è ovviamente un professionista che può ascoltarti nella comunque breve residenza che tu fai, e invece qualcosa che possa avere a che fare proprio col processo formativo anche di chi si occupa di certi temi, di chi fa un certo tipo di giornalismo. Vuoto quello che diceva Nancy sulla questione del supporto psicologico, perché penso che sia un tema in generale, appunto, anche di chi non è particolarmente sotto stress, ma che magari si pone lui stesso sotto stress per le condizioni, appunto, in cui spesso lavoriamo, figuriamoci per chi è anche in delle condizioni oggettive che mettono o se stesso o la propria famiglia in pericolo. Quindi su questo certamente. E io invece insisto sul tema dei network, proprio perché sono molto convinto che non siano mai dei reporter singoli che fanno le inchieste o che si accollano davvero l'onere del raccontare, dello svelare qualcosa. Penso che ci siano delle strutture con cui cercare di fare partnership anche per individuare chi sono le persone a rischio, perché va bene che noi abbiamo contatti, va bene che noi andiamo in giro, conosciamo, sappiamo, parliamo con producer, eccetera, ma magari ci sono persone che restano più nell'ombra, che non hanno occasione neanche di connettersi a network internazionali, che sono altrettanto esposti. Diceva che lì fa prevenire. Prevenire, arrivare prima, cercare appunto di appoggiandosi con altre reti. Un contesto che io non conosco, ma in cui sta succedendo esattamente una cosa del genere, in cui c'è tutta una redazione che sta rischiando di esplodere sulla pressione che è stata posta su di loro, è The Wire in India, per un collega che non capiscono neanche esattamente se è un collega, qualcuno che in qualche modo si è infiltrato nella redazione con un pezzo assolutamente falso che gli sta facendo, che gli ha tirato addosso una serie di attacchi del governo, non solo, e che ha messo in pesantissima crisi anche finanziaria la loro redazione, sta rischiando di andare giù tutti insieme. Avere qualcuno che in qualche modo riesce a farti capire se c'è un modo per prendere qualcuno da The Wire e portarlo in un contesto sicuro per fare in modo che quella realtà non si spenga ma continui a fare quello che sta facendo, sarebbe l'ideale. Anche in Guatemala c'è una situazione molto simile. Ecco, io un brevissimo follow up su quello che si diceva prima, però per darvi una buona notizia, nel senso che in realtà gli anni di pandemia paradossalmente hanno accelerato questo processo che poneva l'attenzione a Nancy. Noi come FFA ci siamo resi conto che la richiesta da parte di chiunque, non solo chi andava sul campo durante la pandemia per la prima volta, insomma tutte le equipment addosso, ma anche come sappiamo, insomma, chiunque di noi e chi anche lavorava in redazione abbiamo avuto delle richieste esagerate di supporto psicologico. C'è una rete internazionale che si chiama ICOS Alliance, che poi di fatto è stata a New York, e questa è stata l'opportunità come FFA di essere presente all'assemblea internazionale dopo 2 anni di pandemia, e abbiamo parlato esattamente di questo. Vi posso dare una buona notizia, che questo tema del supporto psicologico è diventato ormai il primo punto. C'è sicuramente un centro che fa il meglio nel mondo, che è il Dark Center, che sta a New York, ha una sede a Londra, ma stiamo sviluppando delle forme di training di questo genere psicologico utilizzando l'intelligenza artificiale. Le porteremo per la prima volta in Italia, vedo questo anticipo, al Festival Giornalismo di Perugia, dove noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per immettere, diciamo, il giornalista, potrebbe anche essere un cittadino, dentro una situazione ipotetica, diciamo così, virtuale, e in quel modo riesce a conoscere se stesso e a fare un training sulle proprie emozioni, sia quelle che già ha provato prima, se l'ha già provato, sia quelle che potenzialmente potrebbe provare dopo, insomma, affrontare dopo. Questa è una cosa molto interessante, la porteremo per la prima volta in Italia.
Io credo che anche questa sia una sede dove si può sviluppare in Italia per la prima volta un ragionamento di questo tipo, cioè è la prima volta in Italia sinceramente che io insomma, sono in un dibattito in cui riecheggiano le cose che ho sentito a New York. Allora a questo punto io direi che ci siamo per fortuna, possiamo farcela, non perché New York sia più avanti o sia più indietro, no, semplicemente perché tutta la convergenza di, insomma, anche di una serie di di menti, ma anche di soldi ci stanno là, e quindi questo è ovvio, ma noi possiamo farlo in Italia, noi non possiamo farlo. Una cosa che secondo me, non che manchi, ma forse possiamo stressarla di più, l'istituzione c'è, Milano c'è, questo si sente, qui manca qualcuno del Ministero degli Affari Esteri, qui manca, diciamo così, un rappresentante di questa realtà. Io credo che chiunque di noi qui abbia un minimo, diciamo, di possibilità di legami, lo so che è complicato, però ci dobbiamo assolutamente provare, perché quello è veramente un muro difficile, insormontabile, a volte insopportabile, e dunque, però insomma, è sicuramente un interlocutore necessario, chiaro. Che era stato invitato, comunque. Io... Manca poco, mi piacerebbe sentire la vostra voce, ringraziandovi davvero, soprattutto per quelli che hanno fatto tutto il percorso da stamattina, e scusandoci ancora per qualche problema tecnico, e per cui sono curioso di sentire se abbiamo suscitato curiosità, domande, brutali critiche, aggressioni fisiche, insomma, diteci voi, se no salutiamo e davvero grazie ai nostri ospiti, però mi piacerebbe sapere se c'è qualche curiosità, se no ci fermiamo anche a chiacchierare quando finiamo, senza problemi. Con questo applauso trionfale vince la mozione 2, ci fermiamo a chiacchierare qui. Davvero grazie a tutti, grazie a chi ci ha ospitato, grazie a chi è intervenuto, grazie a chi si è raccontato. Personalmente ringrazio Dimitri Bettoni, con cui in questi due mesi abbiamo messa tutta, facendo quello che siamo riusciti a fare, ma noi ce l'abbiamo messa tutta, ve lo garantisco. Un grande abbraccio a tutti e grazie davvero, e speriamo che sia l'inizio di un nuovo percorso. L'aggressione sessuale, ti ricordo che tu hai una È diretta. Ci stiamo continuando a parlare. L'abbiamo annunciato sui canali. Io sono